Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dal titolo, oggi vi porto sul canale l'unboxing e le prime impressioni dell'MJX Bugs 19, questo piccolo drone da 249 grammi che già è arrivato sul mercato 9 mesi fa circa, ma in versione senza stabilizzazione elettronica. Era stato pubblicizzato l'arrivo anche di questa versione, questa che ho qua adesso fra le mie mani, cioè con la stabilizzazione elettronica, ma poi non è mai arrivato, quindi per tutti questi mesi era disponibile solo la versione senza ACE, ma adesso ragazzi è arrivata la versione con ACE. E perché è tanto atteso questo drone? Perché ovviamente è un drone 249 grammi ed era MJX, quindi un marchio low cost, ma che secondo me ha il giusto rapporto qualità prezzo nei materiali, nella costruzione, ma anche nell'applicazione stessa che utilizziamo per far volare i droni, ma soprattutto perché ci ha dimostrato con tutti i suoi droni di avere una stabilizzazione elettronica molto molto valida. Quindi avere un drone 249 grammi con una stabilizzazione elettronica valida potrebbe essere davvero molto interessante. E in più attualmente questo drone è disponibile a 129 euro su Banggood, vi lascio qua sotto il link in descrizione, e sicuramente il prezzo è molto molto accattivante. Ma adesso direi di non perdere altro tempo, andiamo ad analizzare com'è questo MJX Bugs 19 ACE. Il pacco è ancora sigillato, come vedete non l'ho ancora aperto perché volevo condividere con voi quello che è diciamo l'unboxing di un prodotto che stavo attendendo molto, appunto perché era stato presentato ma poi non è mai arrivato sul mercato se non in versione senza stabilizzazione elettronica. Quindi andiamo a fare un veloce unboxing. Confezione molto ben protetta con la spugna, e ecco qua la confezione del nostro Bugs 19. E qua vediamo subito, vedete la scritta ACE, che appunto sta ad indicare che è dotato di stabilizzazione elettronica. Andiamo subito ad aprirlo perché sono molto curioso, perché ragazzi a 129 euro se la stabilizzazione elettronica fa il suo lavoro come ha fatto su tutti i Bugs presentati fino adesso da MJX, potrebbe essere davvero davvero un drone valido da acquistare. Abbiamo la valigetta di trasporto, sempre classica valigetta che i cinesi usano su tutti i droni low cost, anche il classico odore low cost che esce dalla valigetta. E ragazzi guardatelo qua, si vede subito che anche se è un prodotto low cost, la qualità dei materiali di MJX è sempre tanta roba. Guardate le plastiche del controller, ma anche quelle del drone, e questa colorazione verde oliva un po' metallizzata è bellissima, secondo me piace un sacco. Allora andiamo a vedere cosa troviamo qua sopra: il cavetto per andare a ricaricare le batterie, il cacciavite per andare a sostituire le eliche di ricambio, ovviamente sempre incluse nella confezione. Poi abbiamo il manuale di istruzioni Quick Start e gli adesivi Bugs. Questo è tutto quello che abbiamo qua sopra. E di qua invece abbiamo il controller, come vi ho detto prima è ovviamente un controller economico, ma sicuramente più di qualità di altri droni low cost. Abbiamo anche un piccolo display che adesso andiamo a spellicolare. Qua abbiamo il tasto per scattare le foto, qua abbiamo il tasto per il return to home, qua abbiamo un tasto di blocco e sblocco del controller, poi qua abbiamo il tasto d'accensione, ovviamente lui non si accende perché dobbiamo inserire delle batterie all'interno del controller, cioè in questa posizione, e vanno dentro due AA. Poi qua sopra abbiamo due piccole rotelline, una dovrebbe essere probabilmente finta, mentre qua abbiamo questa che fa inclinare il gimbal. Sì, perché lui, come vi ho detto, non ha un gimbal meccanico per quanto riguarda la stabilizzazione, ma solo una stabilizzazione elettronica, ma possiamo ovviamente inclinare la videocamera di 90 gradi, quindi avremo la possibilità tramite il controller di inclinare la videocamera. Poi qua sopra abbiamo l'aggancio per lo smartphone, perché questi piedini qua sotto non sono per lo smartphone, ma sono per avere una migliore impugnatura. Dopodiché abbiamo qua il tasto di decollo e atterraggio automatico, e di qua il tasto per regolare la velocità del drone, che dovrebbe avere o due o tre velocità. Quindi questo è il controller, e adesso andiamo ad analizzare lui, il MJX Bugs 19 ACE.
Allora, il drone, ragazzi, di questo colore è bellissimo, davvero davvero bello. La batteria, che è una batteria da 7,7 volte, da 1820 mAh. Come minutaggio della batteria ci viene dato di circa 21 minuti. Lui è disponibile sia con una batteria, con due batterie o con tre batterie. La versione ovviamente da 129 € è quella con una batteria, cioè questa versione qui. Qua abbiamo la videocamera, che è una videocamera che registra in 2K a 30 fps. Come vi ho detto, non è stabilizzata meccanicamente, ha un ammortamento ovviamente diciamo a livello di gommini, e poi una stabilizzazione elettronica che dovrebbe essere una stabilizzazione non indifferente, conoscendo MJX. Speriamo che sia così anche su questa versione di drone. Poi sotto la pancia del drone abbiamo un optical flow e, se sono veri, due sensori ad infrarossi, sempre che siano veri, perché con i droni low cost non si sa mai se le cose che vengono messe sono vere o sono solo decorative, però suppongo di sì. Quindi abbiamo in teoria un optical flow e due sensori ad infrarossi. Poi qua da parte abbiamo uno slot per la micro SD, ovviamente importantissimo perché tantissimi droni low cost hanno come punto debole il fatto di non avere un supporto per la micro SD, quindi registrano solo nello smartphone, andando a perdere ovviamente sia di qualità che di frame. Quindi avremo dei video con qualità non alta e soprattutto scattosi per quanto riguarda i frame mancanti. Qua invece abbiamo uno slot per micro SD. Questo drone viene dato per 600 metri di distanza per quanto riguarda il controller, cioè la possibilità di controllare il drone 600 metri, mentre per quanto riguarda il ritorno video viene dato per un 200-300 metri circa. Questo è ovviamente il massimo che si può avere dai droni low cost per quanto riguarda il ritorno video, mentre, come vi ho detto, il controller ha molti più metri di possibilità, e questo ovviamente per avere una sicurezza maggiore per quando ci allontaniamo, anche perché una volta che perdiamo il segnale video avremo sempre la possibilità di pilotare il drone, di schiacciare il return to home, perché il controller ha molti più metri di margine di controllo. Lui ovviamente ha il GPS, quindi con un ritorno a casa in teoria sempre preciso. E questo, ragazzi, è lui, e devo dire bello 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 esteticamente. Questa colorazione, soprattutto i materiali e l'estetica, lo rendono un bel drone. Ovviamente l'estetica rimane quella del Bucks 19 versione non Ace, però ragazzi, in questa colorazione a me fa davvero impazzire. Quindi, ragazzi, adesso non resta che provarlo. Questo era solo un video unboxing con le prime impressioni, perché comunque il meteo non è favorevole alla prova, perché sta piovendo. Quindi questo video è un video diviso in due parti. La prima parte abbiamo fatto l'unboxing veloce e le prime impressioni. Nel prossimo video ovviamente testeremo quello che è la qualità video di questo drone, che è la cosa che interessa di più, perché dal punto di vista del volo rimane quello che era il Bucks 19, quindi un ottimo drone per stabilità, per qualità di volo, per sicurezza, quindi un drone sicuramente ottimo, quindi dovrebbe mantenere le stesse identiche caratteristiche, però qua con l'aggiunta di avere dei video stabilizzati, mentre nella versione precedente senza l'Ace avevamo dei video inutilizzabili. Erano buone le foto, ma i video anche no, mentre adesso dovremmo avere comunque appunto dei video molto più godibili e condivisibili. Quindi, ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato le mie prime impressioni di un drone attesissimo, l'MJX Bucks 19 Ace, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler di quello che arriverà sul canale. Sempre, se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni, quindi sicuramente dei coupon sconto anche riguardanti lui e soprattutto riguardante tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao e al prossimo video!